non possiamo sommarle tutti e due, tanto da avere 9, altri valori decimali, perché questi altri valori decimali sono i valori antimateriali che noi esprimiamo in forma materiale, ma nei decimi, che sono tempi e non spazi dell'unità. Di conseguenza non sono da considerare nello stesso ordine di un prodotto che sia una unità che presenti una parte intera e una parte decimale. Voglio dire che se e quando si è capito che l'unità dell'elettrone, della massa dell'elettrone, esiste a livello di quel 10 elevato a meno 31 kg, essa è 1 per 10 alla meno 31 kg nel quantitativo unitario di massa materiale per antimateriale, ma che si dissocia in un contenuto che non è più 1 ma è 9, perché si appoggia sulla percezione della massa antimateriale nei noni. Noi poi non vedremo i noni, perché per doverli misurare in modo unitario dovremo fissare all'interno dei noni un quantitativo unitario da scorporare, così come facciamo anche nella parte intera, perché la parte intera 9 è scorporata dal ciclo 10, infatti sono 9 unità, è il 10 in assoluto che si è trasformato nel 9 in unità. Di conseguenza noi abbiamo considerato il valore totale 10 nei 9 decimi. Quando noi abbiamo che attraverso i noni noi abbiamo un 1,111111 in cui c'è l'eterno decimo, abbiamo un valore assoluto riferito al decimo, perché il 10 è un valore assoluto. E allora questo valore assoluto che si evidenzia nei decimali deve essere esso pure messo in relazione a un valore che possa essere il suo referente unitario, tanto da trasformarlo in un valore poi che sia unitario e non assoluto. Bene, quando vediamo che nella quantità che risulta oggi nell'unità della massa dell'elettrone al 9 si aggiunga 0,10938 erotti, esso non è 0,111111 perché c'è una unità che è stata sottratta, come quella unità che è stata sottratta al 10 e che ha determinato nella parte reale il 9. Ecco, noi non dobbiamo farci confondere dal fatto che, andando in profondità nella natura e percependo anche oltre la dimensione unitaria le quantità strutturali di quella unità, noi dobbiamo aggiungere anche le quantità strutturali che rendono plausibile un numero superiore a 1. Non possiamo aggiungere quelle unità strutturali, perché quelle sono la struttura che serve a determinare l'ingrandimento di quell'1 fino al 9. Quindi tutte le unità della massa devono assolutamente, una volta che è stato definito con certezza qual è la scala giusta unitaria in relazione all'unità di misura, che per la costante di Planck è 10 elevato a meno 35 joule moltiplicato secondo, determina il quantitativo totale solo nella parte intera, data da 66, rotti, i cui rotti vanno assolutamente trascurati, perché, ripeto, anche l'unità della costante di Planck a quella dimensione 10 alla meno 35 dovrebbe essere 1, e non è 1 grazie alla parte decimale che consente a quel numero di essere dato da 66 unità.
Per arrivare quindi all'unificazione della fisica, noi dobbiamo togliere di mezzo due errori paurosi che sono stati fatti finora. Uno, in relazione all'applicazione della relatività generale di Einstein, in cui C2 è stato considerato non nel flusso del volume elettromagnetico, ma nella velocità. Guardate che anche un flusso può avere una velocità. Io posso avere 300 milioni di metri cubi al secondo. E questa è la velocità del flusso. Questa era la velocità C che bisognava trovare. Non la velocità unilaterale che non considerasse il quantitativo elettromagnetico della sezione. Definito esattamente ciò, la C risulterà esattamente in 300 milioni di metri al secondo. E anche la massa dell'elettrone, che noi oggi calcoliamo 9, rotti, deve essere valutata esattamente 9. Quando sia la massa è 9 ed è quella legata all'espansione virtuale 3x3, si moltiplica al 9 dato dal prodotto tra il 3 magnetico per il 3 elettrico, allora e solo allora avremo veramente unificato la fisica e potremo fare tutti i calcoli ottenendo risultati strabilianti, perché avremo tolto finalmente di mezzo due cazzate paurose fatte da tutti gli scienziati. Ripeto, una quando hanno preteso di calcolare una velocità assoluta in una linea sola è legata a una massa bloccata e non da considerare nel suo potere espansivo, nel fronte. Una seconda, quando, avendo una unità costruita con valori contrapposti, uno multiplo dell'unità e uno sottomultiplo dell'unità, si sono aggiunti tutti e due, come se fosse giusto che noi, in presenza di un'onda e volendo calcolare in maniera perfetta la parte superiore alla linea di equilibrio, trovandoci di fronte al valore inverso, che riguarda sempre la stessa onda, andiamo a sommarci anche il valore inverso. Ma quello che a noi risulta in natura e che risulterebbe 9 come valore, quando andiamo a risolverlo nel valore inverso, che è un nono, determina il 9,11111. Non è una maggiore definizione, è semplicemente la terribile cazzata di aver aggiunto al volume reale quello che è il volume che manca. Io non so se riesco a fare comprendere questa cosa fondamentale, scusatemi se mi arrabbio, ma lo sto dicendo oramai da tanto tempo, che se non si considera la base di un anti-universo che retrocede, non si ha poi la percezione giusta di un universo che cresce. No, la scienza arriva ancora a credere che tutto l'universo è elettromagnetico e antimateriale materiale, avanzi tutto lungo una evoluzione, ma manco per il cavolo. Se noi abbiamo una quantità che avanza da destra verso sinistra solo perché la quantità opposta retrocede da sinistra verso destra, se noi è questo che abbiamo, abbiamo il puro e semplice ruotare di una ruota attraverso il suo baricentro, un baricentro che non si sposta né da un verso né dall'altro. Per spostarsi dovrebbe essere una ruota che si poggi realmente su un altro piano di riferimento. Ma nel nostro sistema assoluto e totale dell'universo questo piano non esiste. Il baricentro dell'universo rimane sempre bloccato nello stesso posto e non avanza nello spazio, non retrocede, rimane fisso. Abbiamo una relazione tra parti che avanzano e parti che retrocedono, perché noi percepiamo in modo relativo e vediamo solo una cosa in relazione a una uguale e contraria.